Mezzo smontato. 41 gradi perché abbiamo bucato, eravamo distrutti. Hai detto di dire la verità. L'ho fatto io. Pericoloso per la salute, pericoloso per i mezzi. Perché sono veramente aggressivi. Per evitare di discutere andiamo. I meccanici che ci stanno smontando totalmente il motore perché... Buongiorno, come vedete è mezzo smontato. Allora, ieri siamo arrivati qui a Marrakech. Abbiamo deciso di prendere un campeggio anche perché è impossibile parcheggiare in Marrakech. Questo è leggermente fuori di Marrakech. All'interno di Marrakech ce n'è una che è un parcheggio sostanzialmente, quindi senza nessun tipo di servizio. È vero che se vuoi andare in centro devi prendere un taxi, se non vuoi muovere il camper, e spendere 100 dirham. Oppure puoi prendere un pullman, cambiarne un paio per 5 dirham. Valuteremo. Adesso noi vogliamo stare un attimino fermo, primo perché volevo fare questo lavoro che mi si è rotto si è sganciato, c'era un rivetto, lo vado a sostituire. Qua mi si è sganciato la palina, diciamo così. C'era un rivetto, si è tolto, vabbè, lo cambierò, lo sostituisco. Ci accampiamo qua 3-4 giorni perché ieri siamo arrivati, c'erano 41 gradi e sinceramente sono insopportabili. Quindi stasera staremo qua con voi perché vogliamo fare la premiere. E poi magari stasera con le tenebre e quindi un po' più di fresco facciamo un giro a Marrakech, anche perché ci sono un paio di amici che vogliamo incontrare, che arrivano dalla Spagna, ci fa piacere incontrarli. E poi nei prossimi giorni, magari sfruttando la mattina e quindi non proprio le ore più calde, iniziare anche a visitare un pochino Marrakech, perché ragazzi veramente ieri siamo arrivati voi perché abbiamo bucato, eravamo distrutti. E quindi insomma approfittiamo di queste cose, un po' di relax, un po' di editing, un po' di piscina e via così. Che brividi quando tiro fuori questi cavalletti, mi viene sempre in mente la ristrutturazione. Ragazzi, link in descrizione dei cavalletti. Praticamente adesso ho bucato dove c'era un vecchio rivetto, probabilmente era già stato riparato, e gliene metterò uno nuovo. Tolgo il vecchio. Dai un martello. Io l'ho fatto. Siccome stavo riprendendo io e ho messo giù, non lo saprete mai, ma l'ho incastrato io. Di la verità. Non è vero. Di la verità. Non è vero. Ma che cacchio, Mauro? Hai detto di dire la verità. L'ho fatto io. Da cambiare l'ugello. Lo so, vorrei tanto un altro ugello. adesso me l'hai servita, Marina mi ha chiesto come funziona la rivettatrice. Io lo dico. Si già che molta gente mi dice, ma spara a cazzare. A me interessa. La rivettatrice praticamente è questo chiodo, questo è il rivetto, ok? Che è una specie di cilindrino con questo chiodo infilato dentro. Questa macchinetta non fa nient'altro che prendere il chiodo, tirarlo, fa uscire la capocchia dietro e gonfia il materiale finché a un certo punto si rompe. Quindi rimane come un chiodo in pressione dentro, così. Si infila lì. Vieni qua, faccio vedere, lo infili nel buco, viene attaccato e poi inizia a tirare. Tirando, lui tira il chiodo. E voilà, praticamente il chiodo incastrato dentro. Finito? Sì, adesso però bisogna recuperare il chiodo, sennò buchi. Come abbiamo fatto ieri. Esatto. Allora, questa è la nostra posizione, siamo installati in maniera corretta e professionale, ok? Abbiamo tirato il tendalino. Vabbè, faremo anche questa esperienza di stare qualche giorno qua a rilassarci. Vediamo com'è. Stanotte devo dire che c'è stato un cane che ha rotto un po' l'anima. E ci siamo spostati. Esatto. Però va bene, dai. Dovremmo essere ben orientati per il sole, per caricare i pannelli, che non siamo attaccati alla colonnina. E ci abbiamo la piscina per sopportare il gran caldo che sta arrivando. Anzi, io mi levo dal sole. Io vado in piscina anche. Ciao. Io ritiro invece. Bravo. Visto che tu non vuoi farlo. 41 gradi. Mezzogiorno. Non basta. È calda l'acqua, ma quando entri dentro sembra ghiacciata. Dopo 2 minuti è finito tutto. Il refrigerio. Lo so, qualcuno di voi mi manderà a cagare e ci avete ragione. Però ragazzi è tosta. Se non hai quest'acqua qua. O un condizionatore. Oppure un condizionatore. Sempre l'offerta è sempre valida, ragazzi. L'idea è di aspettare che ovviamente faccia un pelino più fresco e poi andare questa sera a iniziare a vedere Marrakech.
vediamo le temperature. Però sicuramente stasera un giro lo faremo. Andremo a mangiare qualcosa, quindi non so se volete vederlo, però questo è quello che facciamo. Quindi, se eventualmente non ci vedete, ci vediamo domani. Ciao. Buongiorno ragazzi, ma buongiornissimo. Ma sono 4-5 giorni che non ci vediamo, eh. Ah già, per voi non è cambiato nulla, ecco, noi invece ve lo spiego. 4 giorni qua perché abbiamo raggiunto temperature 44-45 gradi, invivibili. Ho tirato fuori il tendalino di brutto, eh. Ma che bello, accampamento stile Roma. Oggi finalmente le temperature si abbassano, dovremmo arrivare da 44 a 33, quindi diventa vivibile. Quindi abbandoniamo la piscina, che è stata la nostra salvezza in questi giorni, ma realmente, infatti il campeggio si è riempito, pieno zeppo di camper, di tutti i viaggiatori che c'erano in giro qua, che hanno dovuto trovare qualcosa dove fermarsi veramente, perché iniziava a essere pericoloso per la salute, pericoloso per i mezzi, soprattutto quelli anzianotti come Bestium, brutto, e quindi tutti si sono fermati qua. Infatti c'era la piscina strapiena ed è stata veramente la nostra salvezza, perché più o meno intorno a mezzogiorno raggiungevamo subito 40 gradi, lì a salire fino alle 5 alle 6 di sera. Oggi che le temperature sono decenti andiamo a visitare Marrakech, faremo una visita veloce perché è circa una città a quasi 1 milione di abitanti. Ci sono ipotesi di alcuni giardini da andare a vedere, ma sinceramente spendere 30 euro per vedere due piante, ma anche no, giusto Mari? Ma io non devo dire niente delle piante, ti sto chiedendo sempre se ti ricordi cosa devi dire. No, okay. Però vabbè, che problema c'è? Mi invento le cose come sempre. Ma io ho un problema, non mi ricordo tutti i nomi. Infatti, come vedete, nel fuori onda. Chiede a me. Esatto, chiedo a Marina. Dunque, stavo dicendo, oggi andremo a Marrakech, una cittadina di circa 1 milione di abitanti. Andremo a vedere delle particolarità gratuite, tra cui, se riusciamo a entrare alla moschea, speriamo, vediamo. Se no, la vedrete da fuori come al solito. E poi c'è una piazza molto particolare che voglio andare a vedere, perché questa piazza da decenni che viene utilizzata dalla gente locale per fare qualsiasi cosa, perché hanno capito che lì è una concentrazione di turisti e quindi si inventano da chi incantatori di serpenti, da chi cavalca gli struzzo, c'è un po' di tutto, no? Metterò a dura prova la mia pazienza, perché mi hanno detto che sono molto, ma molto, ma molto insistenti. Entrerò probabilmente in modalità off, nel senso spengo il cervello, spengo le orecchie e vado avanti per la mia strada. E vabbè, insomma, vediamo un attimino. Comunque, l'idea è quella di fare un giro veloce attorno a questa piazza, perché comunque c'è la Medina, ci sono i negozietti lì dentro, c'è, insomma, sì, c'è una parte di souk, chiamiamola così. È un po' tutto concentrato in quella zona. Poi sì, ci sono musei, ci sono cose da andare a vedere, però sinceramente prezzi super cari, anzi forse più, a volte più alti di quelli europei, non voglio lasciare lì questi 30 euro in due. Tra l'altro con noi ci saranno i Vento Maestrale, che avete già visto in un'intervista precedente, che li abbiamo rincontrati qua perché anche loro per il caldo si sono dovuti fermare, hanno avuto addirittura un problema col furgone e quindi hanno deciso di fare tutta una serie di lavori, e ci siamo rincontrati in questo campeggio, anche perché a Marrakech è l'unico campeggio leggermente fuori che ha dei prezzi eccezionali, perché paghiamo circa 7 euro al giorno e ha tutti questi servizi, e poi non c'è nient'altro, ce n'è uno in centro ma è praticamente un parcheggio con pochi servizi, e quindi i viaggiatori si fermano qua, ci siamo rincontrati qua. Dai ragazzi, andiamo che iniziamo a vedere sta città come cavolo è. Ah, mi ero dimenticato di dire, come giustamente mi ha fatto notare Marina, che andiamo in taxi, perché non muovo il camper da qua, anche perché parcheggiare in centro non è facile, due, sinceramente lasciarlo lì per poi farci tutto un pezzo a piedi non ne vale la pena. Taxi dal campeggio al centro sono 100 dirham e non è poco, però visto che andiamo con i ragazzi lo dividiamo, 50-50, sì siamo barboni, è vero, però se si può risparmiare, why not? Questi 50 li spendo per mangiare, ragazzi. Insomma, sì che mi pareva, è così ragazzi, bisogna fare i calcoli giusti. Va bene, allora siamo arrivati qua dove ci sono degli archi, perché non si vede neanche, c'è troppo traffico. Bene, iniziamo la giornata dal primo stop. Ecco qua la moschea famosissima di Marrakech. Famosissima esattamente non so il perché, non ha nessun record, non è più alta del mondo, è una moschea che c'è qua, no? È bella perché comunque è antica. Visto che qua è molto turistico magari riusciamo a vederla. Ha una particolarità che è il simbolo della città, comunque è bella caratteristica, andiamo. Non credo che ce la facciano visitare dentro come al solito perché noi non siamo musulmani, però io il velo me lo sono portata dietro per coprirmi la testa in caso magari riusciamo. Sono passato vicino ai gruppi per cercare di capire qualcosa. Uno parlava russo e l'altro un francese che non capivo. Quindi.
Oh, finalmente riusciamo ad avere delle informazioni interessanti. Il minaretto, che si chiama, lo leggo, Coutovia, più o meno, è stato utilizzato come modello per costruire la Giralda di Siviglia. Quindi, ecco, adesso siamo riusciti a capire perché è diventato così famoso. È alto 77 metri ed ha una base di 7 metri e mezzo per 7 metri. Se non è così non me ne fotto un c***o. All'interno c'è una rampa di scale, vi faccio vedere il modellino, ma l'avete visto anche quando abbiamo visto quel minaretto in costruzione, già avete visto come era fatto nell'interno, ma qui c'è il disegno. State diventando geometri o no? Questa parte interna era fortificata. Una particolarità di questa moschea è che la prima pianta costruita nel 1147 non era esattamente orientata in direzione della Mecca e quindi poi nel 1157 hanno ricostruito dandogli quei leggeri gradi in più per orientarla in direzione della Mecca. E qua si vede i due piani, la prima e la seconda. Con un'altra particolarità. Ci abbiamo provato ad entrare, ho chiesto se era possibile anche solo vedere, ma ha detto no, categorico. Ti stava decapitando, sì. Ha messo la testa. No, decapitare no, però me l'ha detto in maniera molto secca, sarà sto fu della gente che glielo chiede. Andiamo avanti, andiamo dei giardinetti qua davanti e vediamo, scoprirà altre cose. Sembra una sirena un'ambulanza. Questa è la famosa piazza di Marrakech dove tutti, quello che dicevo prima, dove tutti si inventano qualcosa pur di poterti vendere o spedarti i soldi. E quindi andiamo a vedere che delirio. La musica, raga, già dice tutto. Calcolate che questa viene anche chiamata piazza palcoscenico. Allora, quello che sentite in sottofondo, questa trombetta, sono le trombette che servono per... Sembra di essere in India! Per incantare i serpenti cobra. Adesso Marina farà uno zoom e vedrete. Hai visto il cobra? Già mi devo allontanare perché sono veramente aggressivi e si sono incazzati perché praticamente abbiamo fatto la fotografia a un bambino che è della coppia che è con noi e mi ha detto volevo i soldi e ha detto ma io non ho fotografato in questa, insomma ragazzi per evitare di discutere andiamo. Ok, ci addentriamo in qualche stradina. Andiamo, va? Che faccia felice! Sì, no, ma so già che mi scatteranno i vaffanculo così, proprio oggi li distribuisco. Wow. A mazzetti. Non ti chiedono neanche più i soldi in moneta locale, già direttamente in euro ti chiede. Andiamo, va. Questa è la parte antica, come avete visto a Rabat. Ci stiamo addentrando per vedere tutti i vari negozietti che ci sono. È abbastanza presto, quindi magari qualcuno ancora chiuso e non sono ancora abbastanza pressato. Qui si trova qualsiasi cosa, dicono. Andiamo. Ma noi non abbiamo bisogno di niente. Vedi, visto che non dobbiamo comprare noi, contrattano lo bellissimo quello. Ma che colore? Che bello! Chiedigli quale gli piace a lui. Quale ti piace di più, rosso o verde? Qual è quello? Quello rosa. Praticamente hanno una piccola porta dalla quale entrano e hanno poi lo spazio dove vendere, vedi? Questa area qua ci sono molte ceramiche e hanno veramente dei bei colori, però non siamo sicuri che siano naturali, perché se vedete nella puntata precedente che vi metto qui sopra ci hanno spiegato come li fanno e riusciamo a capire se sono chimici o se sono naturali. In questo caso, da quello che ci hanno detto e dai colori che hanno, sono chimici.
però comunque hanno dei bei disegni, sono molto belle queste lame. È bellissimo vedere qua alla mia spalle gente che ripara ancora i vecchi televisori. Ormai si cambia tutto, questo non è più consumo. Come dicevo in qualche video fa, in Marocco non si butta niente, si ripara. Quello che butto io serve a un altro, sicuramente. E questo è il caso. E che è ancora presto, non c'è ancora tanto traffico. Però qui ti fanno di quelle rase con i motorini e suonano come dei matti. È bello questo. Ma per far cosa? Orazione, bellissimo. Tutti strumenti musicali. Marrakech la chiamano anche la città rossa. Probabilmente qualche anno fa, anzi qualche decina di anni fa, le case erano rosse, nel senso che utilizzavano quelli che erano i terreni argillosi. Oggi non usano più, però insomma questa era un'informazione che volevo dare. Abbiamo visto città molto più rosse all'interno del centro Marocco, dove utilizzando proprio la terra e la paglia, come avevamo fatto vedere, erano realmente rosso scuro, quasi porpora. In Italia diventa difficile vederli, sono ancora artigiani anche in Italia, però io sinceramente non l'ho più visto. Forse in Lombardia qualcosetta ancora in Brianza, che scolpisce a mano, però bello. E fa anche dei gran bei lavori. Ci vuole una vita a fare un coso così. Siamo all'ingresso del Palazzo Baia, che era, è stata o meglio, la residenza del primo ministro, marocchino ovviamente. Tanta dirham per entrare, volete andare a vedere? Pagateli. E anche la coda mi sa che non è fattibile da noi. Questa Medina, questa zona pedonale è veramente enorme, ragazzi. Esci da una parte, rientri dall'altra, ci sono porte, portoni, stradine, è infinita. È la porta di una residenza loro, ma veramente bella. Tu eri su un, come si chiama, di Sawita, quel gruppo di... che non è berbero, ma è Sawi. Sarawi. 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 Quello è Sarawi, no? Ok. La caminata verde. Sì. La marcia verde. La marcia verde è sarà... Lo famo in Sahara. In Sahara. Nel 75. Mi sta guardando. È inquietante. Stanotte te la troverai nel letto al mio posto. Siamo venuti a prendere un tè al bar Glacier, dove dicono che questa terrazza è quella che ti dà la miglior visuale sulla piazza. Ora, è vero, sappiate che un bicchiere di tè, anzi due bicchieri, ce l'ha fatto pagare 35 dirham. Ora, due non so come fate calcolare, però questo è il prezzo. Una turistata, ma giusto per fare una ripresa dall'alto della piazza. E questo suono fastidiosissimo degli incantatori di serpenti è una costante tutto il giorno. Non per lamentarci, però per far capire che è una turistata, i bicchieri di tè li avevano già lì pronti appena siamo entrati nel bar e ce li hanno dati così nel bicchierino, senza né teiera né rito del tè né niente. Così. La piazza si chiama Yema El Fna, ci siamo dimenticati di dirlo da tutta la mattina. Al momento è anche molto vuota, noi siamo andati lì prima a vedere gli incantatori di serpenti e tutta questa zona qua ora di sera si riempie. Ipnotizzare? Ci ho fatto, basta. Mi giro la testa, non so se è caldo, che è un caldo di tutto. Tutto bello, originale, tutto caratteristico, però diciamo che non è l'ambiente che piace a me. Tutto molto carino, l'architettura, i negozi, il casino, anche una cosa particolare, però adesso basta. Siamo a casa col calesse? Specialità del posto. Io tagine vegetariano oggi.
Mazzaro, qua sotto l'ulivo. L'esperienza a Marrakech è stata veramente bellissima, ma non so perché sto meglio qua. Questo è sdraiato dopo aver fatto un bel tuffo in piscina a 36 gradi, perché adesso comunque la temperatura è scesa. Che dire, che è particolare Marrakech sicuramente, però è strana, è un'altra di quelle città che odi o ami. Ci sono alcune parti che mi sono piaciute, altre meno, però vabbè, questa poi è soggettiva, no, la cosa, quindi comunque fa parte di un viaggio, fa parte comunque di un'esperienza. Ma quello che amo di più è la cena di stasera e la piscina di adesso. Vabbè, ma ride tanto l'acqua, Io adesso mi rilasso un po' qua perché sono molto stanco e magari ci vediamo domani. Ciao! Buongiorno ragazzi, allora oggi nuova prospettiva, sono seduta dall'altro lato perché abbiamo i nostri amici con noi in camper e stiamo andando dal meccanico. Perché... Marina, dammi un bacio. Ah no. Perché non pensate che possiamo avere un altro problema meccanico? Non abbiamo nessun problema, andiamo a controllare. Dai, sì, andiamo, scherzavo. Andiamo a controllare i freni. Visto che devo fare la revisione. Speriamo che vadano bene. I meccanici che ci stanno smontando totalmente il motore perché noi l'abbiamo fuso. E infatti loro... Testata, abbiamo fuso la testata. È il loro meccanico, quindi sappiamo già che è fidato. Adi, questo è il settore dei bilanci? Stanno provando. Vabbè, insomma, adesso stanno verificando, vediamo cosa ci dicono, se è tutto a posto o no. Sto levando il tamburo per vedere se le ganasce dentro col ferrodo ne ha ancora abbastanza. Era quello che volevo fare a Spagna. Sono abbastanza buone. Buone? Pare sia buono, no? Sta buono, eh? Allora, le ganasce del lato sinistro sono a posto, hanno un buono spessore, quindi è a posto. Adesso sto solo regolando il freno a mano che fino alla fine dovevi tirarlo per farlo bloccare e poi controlleranno dall'altra parte. Se è tutto a posto, primo check, a posto. Vai, seconda ruota, speriamo che vada come la prima. Ricapitolando, ganasce a posto, mi ha tirato il freno a mano perché era un po' lungo e anche per la revisione mi serve quello. Non ha usura particolare, quindi i freni sono a posto. Mi ero levato questo dubbio perché ovviamente... Sono abituato ai freni moderni e quindi quelli antichi magari mi sembrano un po' strani, ma mi ha detto che sono veramente in ottime condizioni. I passi davanti ce ne sono ancora, ma ha detto non conviene cambiarla adesso, eventualmente se fai tanti chilometri prima di fare la revisione cambi le pastiglie, quindi non dovrebbero consumarsi. Quindi sono abbastanza tranquillo, soprattutto mi ha tirato il freno a mano che era quello che mi interessava, perché quando era a fine corsa a volte per la leva troppo alta mi scattava. Proseguiamo, adesso andiamo a mangiare. Siamo venuti qua in questo splendido ristorante 5 stelle Michelin, il primo al mondo con 5 stelle Michelin, per mangiare trippa e fagioli, e sono le 11:30. Sotto il nostro consiglio, di una bontà incredibile. Esatto. Il ristorantino più buono di tutto il Marocco. Facciamo il famoso brunch di Milano. Fagioli e cotiche, no? Vabbè, è trippa. Vabbè. Mamma, lo faccio per te, sono buone ma non come le tue. Bisogna mai dire che sono più buone. No, sono buone ma quelle di mia mamma si spettacolano. Sto facendo la prova assaggio di trippa. Soprattutto questa qua non è sbiancata come fanno da noi con la candeggina. E i fagioli sono di una delicatezza mostruosa. Questa è la genuinità del piatto. Termina con questa autentica esperienza di trippa e fagioli. E calore, e sudore. E sonno. E adesso ci dirigiamo verso una montagna, andiamo alle cascate di Ouzoud. E non ci crederete, ma sopra là c'è neve, su in alto, 3000 metri. E da qui si vede anche. L'idea oggi di stare qua a fare questi lavoretti, stare tranquillo e fare la premiere stasera con vosotros. Con vosotros, con la premiere stasera con voi. E fare la premiere stasera con voi. Eh sì, no, perché sennò senti che poi fai il cambio, taglio, ride. Vabbè, ma te ridi sempre. Fare la premiere stasera con voi e poi proprio... Appunto, non mi ricordo cosa stavo dicendo. Allora, questa è la nostra positions. Così voglio vedere come lo traduci. Dai, per favore.